Bene, continuiamo con questa lentissima, ma io spero efficace, analisi della soglia, ricordandosi da dove siamo partiti l'ultima volta, cioè che abbiamo visto che per fare un test di soglia non bisogna identificarla tramite un punto, ma bisogna identificarla tramite un test, in questo caso a velocità costante, che possa durare almeno una decina di minuti e poter identificare a distanza di 5 minuti tramite il lattato, quanto è stato l'eventuale intervento della glicolisi anaerobica. Quindi, da buttare via tutti i test che possono essere riferenti sia a un punto solo, come il test Conconi o il test di Mater o anche i test più complessi, naturalmente, riguardanti i test diciamo, tramite ventilazione e consumo d'ossigeno. Oggi voglio solamente puntualizzare alcuni aspetti riguardanti la soglia e poi farvi vedere un test nuovo e adattato ad una disciplina sportiva. Prima di tutto, abbiamo fatto questo tipo di test, il 5 più 5, o meglio, un test di Mater abbinato al test 5 più 5, è stato fatto per circa 2-3 anni fa a 42 ciclisti della categoria Juniores e attualmente lo sto continuando con la mia attività nell'ambito dei ciclisti amatori. Trovo che sia un test abbastanza semplice, l'abbiamo già descritto sopra. Cerchiamo di vedere quello che è successo su questi ciclisti di buon livello, perché erano tutti juniores nazionali. Ecco, alla faccia di Mader, praticamente ci accorgiamo che la potenza del ciclista al suo massimo lattato di stato stabile, di questi 42 ciclisti di cui ho citato, è circa 277 watt, che non è così importante sapere il wattaggio, anche se chiaramente è importante, ma vedere che sostanzialmente il massimo lattato di stato stabile si colloca nella nostra situazione ad un lattato di circa 2,4 millimoli, con una deviazione standard intorno a 0,5. Questo significa che il 68 circa per cento dei soggetti, cioè 2/3 dei soggetti analizzati, hanno una soglia compresa tra 2 e 3 millimoli, grosso modo. Un'altra osservazione che non è da buttare via riguarda il fatto che i ciclisti hanno questo massimo lattato di stato stabile intorno al 77% della VAM. La VAM, faccio presente, che è stata da questo punto di vista calcolata tramite il massimo consumo d'ossigeno. Ve lo farò vedere nella prossima volta, comunque basta che leggete chiaramente le indicazioni del professor Di Brappero, che vedrete come si fa, non è certo un metodo che ho inventato io, ma l'ho semplicemente utilizzato, cioè si calcola il VO2 max, si ha il rendimento del ciclista, da questo è molto facile risalire alla VAM stessa in termini meccanici. Quindi questo dato è molto interessante perché ci dice sostanzialmente che è lattato stabile, tra l'altro, per capirci dal punto di vista della frequenza cardiaca, abbiamo notato che si colloca quasi sempre sotto il 90% della frequenza cardiaca massima, diciamo orientativamente tra l'86 e l'89% della massima frequenza cardiaca, che è più basso del dato, ad esempio, espresso nelle tabelle conconiane, dove normalmente la frequenza cardiaca di soglia viene indicata intorno a un valore intorno al 91, 92, 93%. Quindi chiaramente già il valore conconiano risulta non essere un dato di massimo lattato di stato stabile. Qui facciamo vedere abbinato al test di Mater, perché comunque, ripeto, non è disdicevole abbinare i due test, in quanto otteniamo, ad esempio, per situazioni di ripetute più brevi, di intorno ai 5-6 minuti, dei valori di potenza che possono essere estremamente interessanti. Come al solito, la querelle tra potenza o frequenza cardiaca vince 8-0 l'indicazione della potenza. La frequenza cardiaca è sicuramente stata un dato che ci ha aiutato nel corso dei 20 anni precedenti, forse 30 oramai, ma diciamo che essendo oramai disponibili sistemi per misurare la potenza, soprattutto nei ciclisti di buon livello, oramai bisogna assolutamente rivolgersi a questa, perché abbiamo visto come la frequenza cardiaca dopo un po' ci comincia a dare dei valori assolutamente inadatti a identificare il livello di sforzo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è, ad esempio, abbiamo fatto degli studi mai pubblicati e tra l'altro devo dire mai utilizzati neanche dai canottieri, che so abbastanza decoccio su questo, perché sono legati ancora a concezioni secondo me un po' antiquate, ma comunque
continuino per la loro strada. Mi sono dedicato per un po' di anni a cercare almeno di identificare dei punti che potessero essermi utili per capire meglio, e qui ad esempio abbiamo un dato di canottieri di pesi leggeri, cioè quelli che sono inferiori ai 72 kg, quelli che non mangiano, poveretti, nazionali senior under 23, sono stati testati sul Concept 2. Sono stati fatti vari test anche a loro e sostanzialmente notiamo che il valore di lattato anche dei canottieri è praticamente lo stesso dei ciclisti, con una differenza però sostanziale, che misurando anche nei canottieri la massima potenza aerobica, questo valore di MLS si colloca ad un livello di percentuale della PAM più alto. Allora, ricordo che non è che fare il canottiere e fare il ciclista sia la stessa cosa. Se avete seguito il modello di prestazione del ciclista, vi dice che il ciclista fa un sacco di variazioni di ritmo, mentre il canottiere chiaramente ha un tipo di andatura, diciamo, abbastanza costante, escludendo la partenza iniziale e una piccola finale dove comunque la velocità tende a essere quasi lo stesso costante. Quindi, mentre il canottiere e il canoista, di cui abbiamo già parlato, tendono ad avere un tipo di sforzo che possiamo assimilare parzialmente a uno sforzo di tipo costante, naturalmente sopra aerobico, per il ciclista il dato è completamente diverso. L'estensione dello sforzo è molto più alta, siamo a circa dalle due ore in poi, ma soprattutto c'è la presenza di un gran numero di variazioni di ritmo. Quindi oggettivamente il test della soglia ci indica due stati diversi. Lo stesso discorso è una via di mezzo, lo otteniamo nell'ambito dei canoisti, ma per questo vi rimando a quell'articolo che ho già diciamo discusso, già commentato un mesetto fa, la terza parte dei canoisti, dove abbiamo trovato sempre le stesse cose. In pratica abbiamo trovato che 0,25-0,30 di delta lattato è il dato ottimale per identificare la soglia del soggetto, e grossolanamente abbiamo identificato anche lì che il canoista ha una soglia che è corrispondente a circa l'80-82% della VAM. Se volete essere più precisi potete andare a rivedere quell'articolo. Ora direi che sarebbe interessante vedere questo aspetto. Abbiamo fatto anche una variazione nel tempo. Come variano la soglia anaerobica e le 4 millimoli? Cioè, l'aumento della soglia anaerobica è automatico l'aumento delle 4 millimoli, dell'intensità a 4 millimoli? Bene, che cosa abbiamo fatto per farla semplice? Sono stati controllati con un doppio test 11 ciclisti. Faccio presente che io avevo presentato questi dati, ma si riferiva a 14 ciclisti, ne ho dovuti togliere 3 perché effettivamente in 3 casi avevamo una soglia che era stata calcolata al di sotto delle 2 millimoli. Vi ho detto l'altra volta che per una questione, diciamo così, di nomenclatura, non possono essere presi validi come valori i dati sotto le 2 millimoli, almeno per ciò che ci riguarda. Nello stesso tempo abbiamo effettuato a questi stessi 11 ciclisti sia il test dell'MLS di 5 più 5 e il test di Mater, facendo la determinante i valori a 2, 3, 4 millimoli, il classico, e chiaramente oltre al test di 10 minuti come abbiamo detto prima. Ciò ci doveva consentire di determinare la precisione della soglia anaerobica MLS e vedere come variava in funzione dei 4 millimoli. Bene, credo che sia interessante vedere che sostanzialmente la soglia anaerobica, che è questa, è variata pochissimo dopo 2 mesi di allenamento. È proprio il periodo, diciamo così, un periodo da marzo a marzo e aprile, sono 2 mesi dove gli atleti cominciano a gareggiare, escono dal periodo invernale, cominciano a gareggiare, adesso mi sembra sia metà marzo, metà maggio, e cosa notiamo? Che questo tipo di lavoro, dove sono presenti anche le gare, non produce sostanzialmente nessun tipo di miglioramento della soglia anaerobica. Ma se noi valutiamo invece i dati, chiamiamoli così, quelli che abbiamo definito del lattato precoce, cioè del test di Mater, notiamo che il miglioramento è molto più evidente a 2, 3, 4 millimoli, dove sostanzialmente notiamo che il soggetto riesce a fare, a parità di lattato prodotto, un'azione di quasi il 10% superiore, qui il 10%, qui il 7%. E questo quindi ci fa capire che tra il test di Mater, che dura pochi minuti, e l'MLS non ci sta una strettissima relazione, se non in dati di riferimento. Ecco, come notiamo anche, non so se questo può essere interessante, il lattato qui diminuisce da 2,3, 2,4 a circa 2 millimoli e 1.
Quindi in questo caso abbiamo da pensare che se facciamo il test di Mader notiamo che i nostri atleti sono migliorati, se facciamo il test del massimo lattato di stato gestazionale questo miglioramento sostanzialmente non c'è o è veramente minimo, 6 watt su 268 è il margine di errore che abbiamo detto abbiamo quando ripetiamo un test alla stessa persona a distanza di una settimana, quindi non lo possiamo considerare una variazione sostenibile, quando invece nel test di Mader i miglioramenti sono quasi intorno all'8-10%, quindi parliamo su 270 watt, parliamo di circa 30 watt, da 20 a 30 watt di miglioramento. La frequenza cardiaca non si è sostanzialmente modificata, cioè a parità di lattato prodotto la frequenza cardiaca è sostanzialmente uguale. L'unica variazione che notiamo, anch'essa non certa, è quella della frequenza cardiaca del massimo lattato di stato stazionario. Quindi cosa è successo? A 4 millimoli ho migliorato la potenza del 7%, ma la frequenza cardiaca è rimasta la stessa. Quindi almeno questo ci può consentire di identificare che la frequenza cardiaca ci può dare più o meno anche a distanza di tempo un livello di intensità metabolica rispetto, chiaramente non l'intensità meccanica, ma l'intensità metabolica. A questo punto voglio parlare di questo nuovo test che, debbo far presente, vale solo ed esclusivamente a mio modo di vedere per i ciclisti. Cominciamo a entrare nell'ottica. I test di soglia erano, diciamo, positivi per una sola cosa, almeno volendolo fare così. Non sono test massimali. Quando si fa il test di Mader, ad esempio, si chiede al soggetto di arrivare nell'ultimo step a 4, 5, 6, dipende da quali sono le interessi, ad esempio per un pistard può essere anche logico arrivare a 6, 7 millimoli nell'ultima prova, ma comunque non si richiede il massimo dell'intensità. E questo è un dato positivo perché sostanzialmente diciamo non introduciamo una variabile che può impazzire, che riguarda quindi la voglia del ciclista o nel caso dell'atleta di fare uno sforzo appunto massimale. A questo punto, primo concetto. Secondo concetto, noi facciamo sempre test a carichi costanti, che, faccio un esempio come ho detto prima, per magari il maratoneta, il canottiere, il kayaker, seppur chiaramente sono fatti su distanza differente, hanno un loro senso, in quanto le variazioni che ci sono all'interno di una gara di kayak, di maratona e di canottaggio non sono particolarmente elevate. Al contrario, il ciclista ha questa necessità, abbiamo visto già nel modello di prestazione, lo potete andare a rivedere precedentemente, ha questa necessità di fare queste variazioni. E queste variazioni, abbiamo visto, tendono a essere variazioni non superiori al 150% della loro MLS, e variazioni che non durano più di 10-20 secondi, dove poi rigenerano un recupero che può essere diversificato. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a creare questo test. Naturalmente identifichiamo prima di tutto il massimo lattato stato stabile del ciclista, quindi poniamo, lo vediamo dopo, faremo un lavoro di 20 secondi al 150% dell'MLS, quindi se ho 100 di MLS farò 150 watt per 20 secondi e poi 40 secondi al 75%, quindi se ho 100 di MLS farò 40 secondi a 75 watt. Prima di fare questo test però abbiamo avuto l'accortezza di sviluppare 5 minuti al 75% dell'MLS, questo perché per avere il sistema aerobico oramai attivo e limitare quindi l'azione del lattato precoce che potrebbe essere molto, molto elevata in questo tipo di azione. Quando facciamo i prelievi, di solito, ripeto, poi di fatto abbiamo una versione estremamente più semplificata, ma possiamo fare il prelievo basale, dopo i 5 minuti di questa azione al 75%, dove di solito troviamo sempre non più di una millimole, e poi possiamo fare invece i prelievi a metà della prova variata e al termine della prova, ma più che la teoria andiamo a vedere la pratica. Abbiamo testato questo soggetto, un soggetto alto, abbiamo i dati, ne abbiamo testati 100, ma i dati sono di questo soggetto. Un soggetto alto 1,80 m, 73 kg, quindi bello robusto per essere un ciclista, ha un MLS molto buono di 333 watt, che sono 4 watt e mezzo per chilo, è un soggetto quindi di ottima qualità. Teniamo conto che già superare 4 watt per chilo di MLS è un dato molto buono. Anche qui poi vedremo che poi la taglia fisica gioca qui un ruolo importante. I 4 watt chilo di uno scalatore di 50 kg sono pochi rispetto ai 4 watt chilo di un passista di 70 kg. Quindi è evidente, come abbiamo già detto,
che l'unico punto su cui siamo d'accordo su Wislow è che forse dobbiamo trovare un sistema leggermente diverso per valutare il rapporto alla la potenza e il rapporto alla taglia corporea. Il sistema della superficie corporea sembra già darci delle buone indicazioni, ma ne parleremo spero più avanti. La frequenza cardiaca al massimo del tasso stabile di questo soggetto è di 157 al quinto minuto e già, e poi al decimo è 162. In pratica questo soggetto ha una deriva pulsatoria di 5 battiti, è una cosa da mettere nel test. Il lattato alla sua soglia è pari a 2 millimoli e mezzo. Facciamo quindi i conti molto semplicemente e cosa otteniamo? Otteniamo, adesso vediamo con un po' di calma, ecco, qui stiamo vedendo i primi 5 minuti, ve li porto, ecco, siamo qui sotto, avete i secondi, ecco, poi vi scrivo, perfetto, ecco, i primi 5 minuti sono fatti a 250 watt riga nera. Sono fatti, questo è il valore di soglia, 333 per avere un punto di riferimento, e chiaramente la frequenza cardiaca cosa fa? Si alzerà e dopo i primi 2-3 minuti tende a stabilizzarsi. Andiamo avanti nel tempo e vediamo che finiti 5 minuti, ecco fatto, l'atleta inizia a portarsi per 20 secondi a 500 watt, come vediamo. Cosa succede? La frequenza cardiaca tende ad alzarsi, il soggetto termina la prova. La frequenza cardiaca, come vedete, sostanzialmente nei secondi successivi, nei 40 secondi successivi, praticamente non si abbassa, almeno nella prima ripetizione. Ripetiamo le stesse cose, cosa notiamo? Ecco, notiamo che dopo 5 di queste azioni, sono 20 secondi intensi e 40 secondi a 250 watt, non a passeggio, la soglia è questa, quindi siamo al 75% della soglia. Cosa notiamo intanto? Una cosa abbastanza semplice, che la frequenza cardiaca tende a salire e nei secondi successivi allo sforzo, almeno per i 20 secondi successivi, ha difficoltà a scendere, addirittura se posso dirle un minimo di esperienza, abbiamo il picco della frequenza cardiaca allo sforzo 5-10 secondi dopo la fine dell'azione intensa. Cosa succede? Ecco, cerchiamo di capire cosa succede in queste fasi. In queste fasi noi abbiamo delle cose abbastanza importanti, e cioè, prima di tutto, il soggetto cosa fa? In questi 40 secondi produce chiaramente un'azione intensa, chiaramente lo stimolo prevalente, il sistema di 500 watt viene sostenuto da, essendo il sistema quasi del tutto attivo, prendiamolo da qua, da 333 watt da parte del sistema aerobico che fornisce energia e copre 333 watt di potenza meccanica. Rimangono 166 watt che devono essere coperti per 20 secondi dai sistemi anaerobici. Naturalmente, quale sarà il sistema prevalente che interverrà in questa fase? Come abbiamo già detto, sarà sicuramente il sistema a lattacido. Questo sistema coprirà per quasi tutta la sua parte, la parte eccedente. Può essere che se il soggetto ha tante cose, creatin fosfato non elevato, capacità di recupero, ma le diciamo alla fine, potrebbe essere che ha bisogno di una produzione di energia per via glicolitico anaerobica. Cosa succede nel recupero? Ecco, questo è secondo me estremamente interessante. Nel recupero succede quello che deve succedere quando io mi colloco ad un'intensità pari a il 75% della soglia, ma il mio sistema aerobico, come vedete, almeno nei primi 20 secondi, rimane ad un livello estremamente elevato, presumibilmente a un livello dei 333 watt. Purtroppo qui non ho una diapositiva con cui abbiamo fatto tramite il metabolimetro il test, se no sarebbe stato ancora più interessante. Diciamo che dovete fidarvi, ma potete anche non farlo naturalmente, che quando faccio i primi 20 secondi dell'azione il sistema ossidativo rimane molto alto, rimane, diciamo così, al livello di 333 watt. Quindi cosa significa? Che 250 watt e il sistema aerobico vanno per andare avanti, perché devo continuare a spingere 250 watt, ma ce ne sono altri 83 in questo caso, che sono disponibili, in eccesso in questo caso, che sono disponibili per risintetizzare il creatin fosfato. Chiaramente in 20 secondi rispetto a quando mi dovessi fermare, in 20 secondi la risintesi del creatin fosfato non è certo la metà, ma sarà, poniamo così, un quarto, un quinto, e quindi ecco che anche nei secondi successivi il sistema ossidativo rimane più alto
della necessità meccanica per andare avanti. Poniamo che rimarrà, anche se cala un pochino, a 300-280 watt. Anche in questi altri 20 secondi il sistema ossidativo aiuta la risintesi del creatinfosfato. Quindi, quando noi facciamo un lavoro variato, dobbiamo renderci conto che forse i 20 secondi, 30 secondi di recupero puro, come lo facciamo quando invece il recupero è da fermo, non sono sufficienti per risintetizzare bene il sistema a lattacido, e quindi in questo caso dobbiamo probabilmente allungare. Ora noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, vedremo alla fine se questo tipo di scelta sarà corretto o meno. Allo scoccare della quinta ripetizione si può, non è obbligatorio, ma per un concetto logico, si può identificare un valore di lattato, cioè sostanzialmente il soggetto viene prelevato a metà della prestazione una certa quantità di lattato. Vi ho detto che normalmente qui in questa fase, cioè prima che si parte, il lattato tende a essere molto vicino a 1,1, 1,2, addirittura rispetto al basale tende ad abbassarsi perché l'intensità è molto bassa. Qui invece potremmo avere già chiaramente un valore più alto. Adesso non sveliamo il retroscena, andiamo avanti e ci accorgiamo, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Sì, ecco. Cosa succede ancora? Siamo alle ultime battute, 3, 5, siamo all'ottava, la frequenza cardiaca continua a salire e di fatto effettivamente nella prova che abbiamo col consumo d'ossigeno, anche il consumo d'ossigeno continua leggermente a salire, in misura leggermente inferiore alla frequenza cardiaca comunque, fin quando al termine di questa prova, l'ultima, eccola, noi vediamo che il nostro soggetto raggiunge una frequenza cardiaca al termine, anzi nei secondi successivi, dove chiediamo ancora 40 secondi a 250 watt, non lo facciamo fermare di botto, raggiunge una frequenza cardiaca di 172 battiti. Ora, cominciamo a ricordarci, questo soggetto aveva una soglia tra 157 e 162, quindi al quinto minuto era effettivamente sopra i suoi 157 battiti, quasi 10, e lo stesso più o meno era sopra di 10 battiti alla fine della prova, cioè in 5-10 minuti la frequenza cardiaca è stata di 10 battiti superiore a quella che sarebbe meccanicamente la necessità, perché vi ho detto prima che facciamo la somma 500 per 20 e 250 per 40, il lavoro che si sviluppa, o meglio la potenza che si sviluppa, è sempre 333 watt. Potete farlo questo calcolo con la tabella che vi ho lasciato. Chiaramente al termine di questa prova facciamo un altro prelievo di lattato. Ripeto, questo e questo lo facciamo adesso anche per capire un pochino come varia anche qui, diciamo così, l'andamento del lattato in una prova di 10 minuti. Quali sono i risultati? O cosa possono essere? Io vi ho proposto un soggetto, adesso vi faccio vedere due, ma ve ne sono diverse, possibilità finali di lettura di questo dato. Consentitemi di chiudere questa diapo, naturalmente è un po' problematica. Ecco, cosa abbiamo? Che quindi dopo i primi 5 minuti il soggetto ha una millimole 2, ma dopo 5 minuti ha ben 4 millimole 8, non solo, al decimo minuto ha addirittura 6 millimole 1. Tenete conto che la potenza meccanica corrisponde ad un lavoro di soglia, di massimo lattato di stato stabile, di 2,5 millimoli. Quindi cominciate a farvi un'idea che in questo caso, per questo soggetto, perché non tutti rispondono nella stessa maniera, quando deve aumentare la propria intensità, alla fine è costretto comunque in maniera elevata a ricorrere a meccanismi glicolitici. Pensiamo che questo possa essere uguale per tutti? Assolutamente no, perché noi abbiamo risposte completamente diverse che quindi ci fanno capire che questo è un test unico e non rapportabile ad altri dati, solo la partenza ci interessa per l'MLS, dove invece questo soggetto ha anche lui 1,2, poi dopo 5 minuti ha prodotto 3,4 millimoli di acido lattico, quindi molto meno del nostro soggetto, e addirittura nei secondi 5 minuti sostanzialmente possiamo quasi dire che ha tenuto un livello di soglia. Ora sembra strano parlare di soglia, ma per capirci, in pratica questo soggetto ha accumulato una millimole in più rispetto a quest'altro soggetto che invece ne ha accumulate ben 3,5. Allora, qui chiaramente c'è da poter speculare in maniera molto chiara. Anche la frequenza cardiaca di questo soggetto, che poniamo essere uguale, lo vedete come
non è andata particolarmente oltre i valori della soglia, vi ricordo 162 watt, di qui sono 164. Questo tipo di valutazione, che ripeto si adatta solamente agli sport dove c'è una variazione di ritmo importante, ci identifica che questo soggetto appena supera un valore di soglia, non trovo più, ecco, appena supera un valore di soglia, ci troviamo assolutamente a produrre una grande quantità di lattato. Questo può essere per tanti motivi. Ad esempio, molti soggetti molto aerobici hanno il sistema molto appiccicato, molto piatto, e appena superano livelli di soglia cominciano a produrre una grande quantità di lattato. Altri soggetti, più mezzofondisti medi, tendono invece a continuare, avendo una soglia più bassa, a continuare a poter produrre energia ancora per via aerobica con un piccolo ricorso al sistema glicolitico. In più gioca il ruolo della risintesi del creatin fosfato, dei depositi di creatin fosfato. Se uno è abituato a non fare variazioni di ritmo, ben poco avrà allenato il sistema, sia presumibilmente ad aumentare i suoi depositi, ma soprattutto a migliorare le sue capacità di recupero. Quindi questo test ci consente di capire molto di più. Ora, chiaramente, fatte le dovute proporzioni, e qui termino questa mia lunghissima chiacchierata, nei dovuti termini, variando assolutamente le condizioni, e ne parleremo chiaramente più avanti, un test per gli sport di squadra è molto più logico essere questo che vi ho mostrato, cioè un test dove ci sono variazioni di ritmo, non queste variazioni, ma dove esistono variazioni di ritmo, e sappiamo ad esempio che nel calcio ci sono almeno quattro modi, quattro andature diverse, comprese accelerazioni e decelerazioni, e lo stesso in parte, anche se in misura inferiore, nella pallacanestro o, se volete, anche nel rugby. Quindi partiamo da questo concetto, terminiamo questo concetto che usiamo in uno sport di lunga durata come il ciclismo, ma solo il concetto, non i valori né le modalità, deve essere riportato a quelli che possono essere gli sport di squadra, cioè laddove abbiamo situazioni di grandi variazioni di ritmo, noi dobbiamo testare il metabolismo aerobico nella situazione di variazione di ritmo. Spero nei prossimi audio video di poter contribuire a chiarire meglio questo punto, dando, spero come sempre, delle indicazioni di natura estremamente pratica.